Ed eccoci ancora insieme, cari amici di Angoli. Cambiamo completamente argomento. In queste ore ci si prepara perché il suono della campanella per il nuovo anno scolastico ormai sta suonando in tutta Italia, ma c'è da un vero caro scuola. Allora cerchiamo di capire se è proprio così e magari anche se si può risparmiare. Chiediamo tutto a lui, il nostro Rosario Trefiletti. Ciao Rosario, ben ritrovato ad Angoli, grazie. Bentrovati a voi e grazie per l'invito. Un caro saluto a tutti i telespettatori, ovviamente. Grazie, grazie Rosario. Senti, allora, tra penne, pennarelli, cartelle, diari, il costo per ogni figlio, perché poi ci sono le famiglie che ne hanno più di uno, è davvero alto. Ma non arriva mai la notizia che c'è invece una spesa che diminuisce? Aumenta sempre questa spesa, com'è? No. Guarda, mi hai invitato in un momento in cui ho terminato proprio lo studio delle ulteriori rilevazioni che facciamo sui prezzi agroalimentari e non solo non sono diminuiti, ma naturalmente diminuiti rispetto anche a tutti i prezzi internazionali dell'agroalimentare, all'energia, il petrolio sotto la soglia degli 80 degli 80 dollari al barile, ma insomma non solo non diminuiscono ma aumentano, anche perché lo sappiamo, o perlomeno se non sappiamo bisogna affermarlo, perché l'inflazione è diminuita l'aggressività della curva, ma i prezzi continuano ad aumentare perché si sommano, gli aumenti si sommano e questo è naturalmente il triste risultato per le famiglie italiane. Ecco, come che dire che il diritto allo studio sta diventando davvero anche troppo caro, è insopportabile per alcune famiglie, perché poi, come hai detto tu, questa sera parliamo di scuola, poi la prossima settimana parleremo del carrello della spesa, del pieno di benzina e quant'altro. Certo, allora per la scuola, ahimè, non solo c'è, diciamo così, il carico importante che a settembre copre su tutte le famiglie italiane che mandano i ragazzi a scuola e che è un ulteriore aumento, ahimè abbiamo registrato, del circa 7-8%, sia per quanto riguarda i libri, ma sia anche per quanto riguarda il corredo scolastico, penne, quaderni, zainetti e via dicendo. Perché quindi poi si può fare una scelta un po' più sobria, magari cercare di comprare, che ne so, lo zaino che non sia di marca, il quaderno che sia insomma non particolarmente alla moda, però diamo un'indicazione, quanto costa un figlio a scuola? 500, sì. 600 euro, quanto per farlo partire? No, può costare ben più di 1000 euro comprensivo nell'intero anno e del corredo scolastico, ben più di 1000 euro. Detto ciò, è chiaro ed evidente che si può risparmiare, magari diremo qualche cosa in questo senso, ma è importante che ci siano le agevolazioni, soprattutto per le famiglie fragili che non hanno la possibilità di queste spese. E allora si sappia che ci sono in parte ancora non soddisfacenti agevolazioni per l'acquisto dei libri da parte delle regioni. Andate ad informarvi, mi raccomando, presso la propria regione sui siti dove ci sono tutte le norme per poter ottenere queste agevolazioni. Ma non è solo questo, ci sono poi anche le questioni di, siccome purtroppo vengono fatte delle edizioni dei libri che non cambiano di molto, cambiano magari di un esercizio o di una pagina o che altro, e questo dovrebbe essere evitato da parte degli editori. So per certo che anche l'antitrust sta indagando su questo. Cercate di trovare anche libri usati, non perdete molto, perderete tutt'al più un esercizio che è stato rinnovato nell'edizione successiva. Ecco, quindi libri usati. Seconda cosa, le istituzioni, non solamente quelle, le regioni, i comuni e via dicendo, ma anche qui quando ci sono degli interventi da farsi anche presso le scuole stesse. Le stesse scuole, gli stessi consigli dei genitori, insomma, vedano un po' la situazione,
comincino a costruire una biblioteca interna per cui si possono dare i libri in concessione ai ragazzi, che non, alle famiglie che non possono acquistare questi libri, e poi si faccia anche solidarietà al loro interno. So che è materia complicata, c'è la privacy di mezzo e via dicendo, ma tanto si può fare per poter dare una mano, perché la scuola è fondamentale per l'avvenire del paese. Ma certo, parlavamo appunto di diritto all'istruzione. Tra l'altro, perdonami, ma voglio farti altre due domande, il tempo sta volando. Poi l'istruzione ci si augura possa arrivare fino al percorso universitario, e lì sappiamo bene che abbiamo ancora lo scoglio degli affitti carissimi, quindi in questo caso l'appello, insomma, poi adesso è anche inutile fare appelli, che ognuno fa quello che gli pare, però c'è una certa speculazione anche in questo, perché tanti degli appartamenti disponibili o diventano B&B, per esempio, o vengono affittati a cifre notevoli. Quindi due minuti per rispondere, uno, perché poi ho la tazzurella e caffè da domandarti, quindi vai. Sì, molto rapidamente, questa è una cosa che abbiamo denunciato già da molto tempo, e che questa situazione sta comportando un aumento notevole, oltretutto, anche degli affitti. Anche qui abbiamo le risorse per costruire degli alberghi per gli studenti, le famose case studenti, insomma, case di studio. Anche qui bisogna fare investimenti in quella direzione per poter evitare quelle speculazioni che molte volte si fanno sulla stanza in affitto a un povero ragazzo che è fuori sede per quanto riguarda gli studi universitari. Ecco, bisogna intervenire, ma in maniera anche importante. L'istruzione e la possibilità di farla con maggiore facilità e disponibilità aiuta il cittadino, il ragazzo, a crescere, a culturarsi e poter dare un contributo al paese e allo suo sviluppo. Certo, Rosario, davvero 30 secondi e poi ti devo salutare. Bere la tazza di caffè per ripigliarsi un po' tra un impegno e l'altro è una speculazione che ci porta a sborsare un po' di soldini in più. So che hai fatto un conteggio, davvero 30 secondi e ti devo lasciare. Sì, abbiamo fatto un conteggio, ma insomma, anche aumentando la materia prima, il caffè, magari ci sono delle giustificazioni perché in Africa c'è stato un disastro per le culture del caffè, anche in Brasile e via dicendo. Ma insomma, la materia prima incide per 15 centesimi sul prezzo del caffè. Ora non è che se, ma ammettiamo che raddoppiasse, e allora tutt'al più è giustificato un aumento di ulteriori 15 centesimi, non sull'intero costo del caffè, che attualmente è attorno a 1,30-1,40, è la media nazionale italiana. Ma insomma, quindi non è che puoi dire che può aumentare, arrivare a 2 euro, che sono 60-70 centesimi in più. Calcoli matematici alla mano. Va bene. Tutto al più raddoppiasse la materia prima, deve aumentare solo di 10-15 centesimi. Bene, grazie Rosario Trefiletti e buon caffè, se hai voglia di berne uno. Alla prossima. Ciao, grazie. A te. Ma come si fa a dire no a un buon caffè? Come si fa? Non si può. E quindi ci rivediamo prestissimo con Rosario Trefiletti, che ancora una volta ringrazio davvero. Ma il nostro ultimo ospite di questa serata ci presenta un evento che è davvero imperdibile, perché è grandissimo il suo talento e quello di tutta la sua orchestra. È con noi Fabius Constable. Ben ritrovato Fabius, che piacere vederti. Grazie, un piacere essere tornato qui, grazie dell'ospitalità Dolores e buonasera a tutti quanti. Siamo a ridosso di un evento che è importante, perché dà la possibilità al pubblico di ascoltare la tua meravigliosa orchestra di arpe, questa è la cosa più importante, ed è l'evento che conclude una stagione davvero molto molto significativa. Raccontaci tutto, vai. Sì, è stata una stagione impegnata in cui abbiamo presentato il nostro ultimo lavoro discografico, e che in questo concerto, quello di Erba, faremo proprio, riproporremo in tutta la sua profondità. L'abbiamo fatto a spizzichi e bocconi, come si dice prima, mentre invece stavolta lo proponiamo nella sua interezza. È un concerto che attendevamo tanto, perché dovevamo aprire la rassegna Sotto le stelle dell'Icinium, questa bellissima idea della città di Erba, Giardino delle Ore e Musica Eventi.
E poi pioveva. Non so se vi ricordi ce lo ricordiamo, certo. Questa estate che è stata dimezzata con temperature abbastanza fredde fino a luglio. Alla fine l'abbiamo posticipato adesso a settembre e lo faremo al Teatro Excelsior di Erba per venire incontro al pubblico, perché il Licinium di per sé è un posto bellissimo, ma probabilmente le temperature sarebbero un po' fredde questa volta. C'è ancora questa incertezza, quindi per essere assolutamente certi di incontrare tutto il pubblico che vorrà seguirvi, questa è stata la soluzione ultima. Quale sarà l'atmosfera che uscirà? Perché io so che c'è una grande profondità in questo studio e in questa organizzazione. L'atmosfera che uscirà sarà quella che spero esca sempre nei nostri concerti, cioè l'atmosfera di una vacanza da questo mondo. Provare a immaginare, a vedere un altro mondo possibile, un mondo di immaginazione, di passione, di fantasia, di cuore, di emozioni. Questo è un mondo molto talvolta ci stanca un po', no? Abbiamo bisogno di un posto dove raggiungere le parti più belle che abbiamo dentro, il cuore. E l'arpa, come del resto tutta la musica e tutti gli strumenti, credo sia, forse fra i tanti, uno strumento magico. Perché di suo ha qualche cosa in più. Beh, sono d'accordissimo sia a livello scientifico che a livello storico. A livello storico è uno strumento che vive da 6.000 anni e passa, quindi un motivo per la sua sopravvivenza c'è e che era sparso in tutto il pianeta. No? Cioè, ogni cultura aveva la sua arpa. A livello scientifico le sue frequenze sembrano avere un effetto sulla nostra psiche e producono dopamine e serotonine. E quindi sicuramente l'effetto meraviglioso ci fa stare molto bene. Abbiamo pochi minuti a disposizione, poi dovremo dare la linea all'informazione, ma prima di salutarti, io so che all'interno di questo percorso vostro, tuo, c'è anche un progetto nel progetto, c'è una mission. Qual è? È una mission costante, che è quella che abbiamo, che è quella di salvaguardia della flora locale. E di conseguenza ci occupiamo, assieme agli altri partner ovviamente che lo fanno da tanto di mestiere, anche governativi, di piantumare specie locali a rischio con una percentuale dei proventi dei nostri concerti. Lo facciamo spesso direttamente con i musicisti o i nostri fan che si trovano per un pomeriggio assieme a piantare alberi nei parchi lombardi e comaschi o del Varesotto. Quindi un bellissimo progetto. Fabius, prima ancora di lasciarci e soprattutto di rilanciare l'appuntamento, quali saranno i tuoi prossimi progetti? Avremo modo di riaverti ospite per altri appuntamenti? Lo spero proprio. Un progetto che sto lanciando adesso si chiama Constables After Hours e quindi è un misto tra un concerto e un talk show che proporrò con diversi ospiti, ogni volta diversi, al pubblico della Lombardia per adesso. Ne parleremo, ma rilancia l'appuntamento per domani, quindi vai! Assolutamente, domani sera al Teatro Excelsior di Erba, tra l'altro messo a nuovo, per il concerto di chiusura della rassegna Sotto le stelle del Licinium. Bene, seguitelo e siete assolutamente coinvolti da questa magia. Fabius Constable, grazie. Grazie a te. Prestissimo, grazie. Grazie anche a voi che mi avete seguita in questa serata. Prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo la nostra mail angoli@espansionetv.it è sempre a vostra disposizione. Tra poco i colleghi dell'informazione con me, l'appuntamento domani alle 19:00.